Sabato 21 marzo, giorno di reclusione numero 12, diario di bordo. Hanno detto un sacco di cose in questi giorni. Hanno detto che dovremmo comportarci tutti come se fossimo infetti. Hanno detto state attenti, hanno detto state a casa. Hanno detto che medici e infermieri, gli eroici paladini di questa crociata, sono allo stremo, stanchi, sfiniti dai turni massacranti e cominciano anche ad ammalarsi. Hanno detto che i nostri politici sono nel panico perché l'opinione pubblica se ne frega di loro. D'altra parte, sono prodotti televisivi quelli come le veline, quindi questa situazione paradossale li danneggia. Nessuno parla più di loro ed eccoli subito che sparano cazzate colossali sui social per fare notizia, per non essere dimenticati come l'eredità trascurabile del vecchio mondo quale sono. Hanno detto che la macchina della disinformazione russa, questo enorme drago che sputa fake news per inquinare l'opinione pubblica occidentale, si è risvegliata, come Smaug nell'Hobbit, e occhio Bilbo Baggins, corri forte piccolo mezz'uomo perché sta arrivando. Basta, basta, basta. Hanno detto basta, basta passeggiate nel parco, basta gite fuori porta, basta corsette del cazzo per mantenersi tonici, se no poi come fai a fare le foto in costume quest'estate? Stavolta basta, te lo sogni di andare a fare jogging nella neve come Rocky 4, stavolta ti spiazzano in due sul serio. Hanno detto basta, i nostri medici vogliono una tregua e non gliela dobbiamo. Hanno detto tante cose in questi giorni, ed alcune di queste faremo meglio dare retta.